Per l'aggiunta di Primio al Comune di Chieti ultima chiamata il prossimo 17 giugno quando il Consiglio Comunale avrà l'ultima possibilità di approvare il bilancio. In caso contrario tutti a casa. Questo dopo l'Assemblea civica di ieri nella quale ben cinque consiglieri di Forza Italia e dunque della maggioranza non si sono presentati facendo saltare per mancanza di numero legale la seduta nella quale si sarebbe dovuto approvare il bilancio. A nulla è servito il tentativo del sindaco di Primio di avvalersi comunque di 11 consiglieri di maggioranza e la presenza comunque dei consiglieri di opposizione. Alla fine a questi ultimi si sono guardati bene dal fornire una stampella al primo cittadino costringendo anche i restanti consiglieri di maggioranza a abbandonare l'aula. Morale della favola, se anche lunedì prossimo dovesse venir meno l'approvazione al bilancio, salta l'amministrazione comunale con la successiva nomina di un commissario. Alla base del dissidio tra di primi e consiglieri di Forza Italia, la richiesta di dimissioni dell'assessore Carla di Biase e l'assunzione di 48 precari di Teate Servizi. Siamo ad un bivio che è quello di voler andare avanti e fare in modo che la città abbia a disposizione 30 milioni e passa di lavori che la renderanno una città moderna, nuova, proiettata verso il futuro, oppure cedere a delle beghe interne che non hanno nulla di politico, che non hanno nulla di amministrativo ma che purtroppo ci stanno bloccando. È chiaro che eh, il nostro auspicio è quello che si possa eh, addivenire ad una composizione della vicenda, ma eh, se così non fosse, con estrema tranquillità dico che noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, adesso dobbiamo raccogliere i frutti. Se c'è qualcuno che eh, magari ha lavorato poco in questo periodo, ma adesso non vuole far raccogliere i frutti alla città, beh, io non posso farci nulla. Sullo sfondo, il sospetto è che a manovrare dissidenti ci sia Mauro Febo, personaggio politico di spicco di Forza Italia, Chieti, al quale i vari Mico Monaco, Dingiullo, Vitale, Fusilli e Costa sono legati. Chiamato in causa, Febo si limita ad osservare che il suo ruolo di assessore regionale lo impegna H24 su altri fronti più delicati, come quello delle tante vertenze lavorative in Abruzzo, ad esempio, ed ha poco tempo per occuparsi delle vicende politiche della città di Chieti. Ma a precisa domanda risponde. Io ritengo che il gruppo di Forza Italia abbia legittimamente fatto delle richieste che possono essere tranquillamente accolte, tutte, nessuna scusa. Non accetterò mai che nessuno mi imponga di cacciare un assessore. È una questione umana di rispetto e soprattutto è una questione di correttezza amministrativa e politica. Se non ci sono motivi per i quali io debba cacciare qualcuno, non vedo perché debba farlo. Altra questione: eh, Teate Servizi. Eh, come socio unico, e questo lo voglio dire con estrema chiarezza, come socio unico della Teate Servizi il 13 maggio e poi ancora il 27 di maggio, e ancora lo farò oggi in Assemblea, ho detto che bisogna procedere alle attività assunzioni a tempo indeterminato. Se non si stanno facendo non è certamente responsabilità del socio unico e quindi del sindaco. Aggiungo, se si devono fare si deve rispettare la legge.